Donne di Montagna è un progetto che è nato ancora nel 2017 da un convegno della SAT che si chiamava Montagna al femminile. Durante questo convegno sono state raccontate delle esperienze di donne, figure professionali che vivevano e lavoravano in montagna, quindi la figura della rifugista, della guida alpina, dell'elicotterista, esperienze che era un peccato andassero perse. Quindi ho deciso di aprire questo blog www.donnedimontagna.com e raccontare, portare queste esperienze, queste storie sul digitale. Dopo, diciamo, i canali si sono sviluppate, sono aumentate, quindi Donne di Montagna è diventato soprattutto un modo di raccontare la montagna al femminile attraverso i canali social, quindi la pagina Instagram Donne di Montagna. Donne di Montagna organizza esperienze al femminile. Durante queste esperienze vengono condivisi dei valori forti, importanti, profondi, nascono nuove amicizie, ma più che altro si crea una solidarietà femminile, una sorellanza che va oltre, perché raggiungere insieme una vetta, un obiettivo comune, aiuta le donne a vivere la montagna in modo sereno, sicuro e divertendosi. Non c'è questa voglia di eroismo, non c'è questo raggiungimento per forza della vetta, ma c'è anche la parte di introspettiva, di racconto interno. Quindi la montagna, raggiungere una vetta è visto anche come una sfida verso se stesse. Quindi c'è anche questa parte di fragilità, questa parte di non me la sono sentita e ho lavorato, ma alla fine ce l'ho fatta. Quindi diventa raggiungere una meta in montagna, diventa anche lavorare su se stessi, attraverso se stesse. Al Trento Film Festival in particolare abbiamo creato questo nuovo format che ormai riproponiamo da 3 anni e sono gli story tracking, ovvero raccontare le storie di donne di diverse tipologie attraverso il trekking, quindi camminate. Abbiamo parlato e abbiamo camminato con la Laura Rogora, campionessa di arrampicata, che è appunto la prima donna al mondo a chiudere una via di 9B+, e poi abbiamo proposto anche un'esperienza in chiave totalmente femminile in cammino verso se stesse, quindi con una coach di formazione che voleva aiutare le donne a raggiungere la propria leadership.